CGIL, CISL e UIL insieme, adesso che è lo stesso ruolo del sindacato ad essere messo in discussione. Il momento, quello della campagna elettorale, spiega il segretario della CGIL pugliese Gianni Forte, è favorevole per tornare ad essere protagonisti con le nostre proposte. In vista della manifestazione regionale del 21 marzo, che non vuole esautorare territori e categorie, ma essere un punto di partenza per un'azione che deve continuare nel tempo, i sindacati siglano un documento unitario. Per dare contenuti alla campagna elettorale, dunque, rivendicando il loro ruolo nella scrittura di un programma per il lavoro, lo sviluppo e la qualità della vita. Si punta a portare in piazza 10.000 persone e con loro le istanze del territorio sintetizzate in una piattaforma che rimetta al centro il Mezzogiorno. Priorità la creazione di nuova occupazione, guardando in particolare a giovani e donne e ai lavoratori espulsi dal processo produttivo. E poi la qualità del lavoro con un'efficace lotta al sommerso e la rapidità e l'imparzialità nell'assegnazione degli appalti. È necessaria una politica industriale regionale che premi la qualità e l'innovazione, scrivono i sindacati che nel documento la declinano nel dettaglio, dalle bonifiche alle infrastrutture, dal ruolo dei distretti al costo dell'energia, alla maggiore legalità e sicurezza. Infine, è necessario rilanciare la contrattazione sociale con i comuni in materia di fiscalità locale, servizi e sviluppo. Si può aprire una fase nuova, dopo 10 anni si chiude un ciclo, nel nuovo dobbiamo esserci, è il messaggio.